domina sul lago di Sirio il castello di Montaldo d'Ora, ma è soprattutto un punto di riferimento per stabilire uno dei confini del Canavese, una regione storico-geografica del Piemonte che tra Torino e la Valle d'Aosta ha nel suo cuore la città di Ivrea. Le acque della Dora Baltea la caratterizzano tanto quanto il suo emblema, il Castello delle Tre Torri. Edificato come baluardo difensivo nel XIV secolo per volere di Amedeo VI di Savoia, nel 1676 venne colpito da un fulmine che distrusse la quarta torre mai più ricostruita. La storia del Canavese mescola le dimore e i sentieri dei pellegrini in cammino lungo la via Francigena con decine di castelli e fortificazioni che hanno rappresentato un tempo l'anima di piccoli o grandi mondi feudali in lotta tra loro. Ma questo è anche un territorio che dimostra la lenta evoluzione verso secoli di pace. La residenza di Masino, solo per la sua imponenza e la sua posizione, ricorda il sapore del castello. Lascia piuttosto immaginare una pacifica vita di corte. Il Castello di Pavone è uno dei monumenti più belli del patrimonio artistico italiano. La fortificazione emerge tra le mura superbe che proteggono il cortile nobile e il secolare Pozzo dei Desideri. Costruito a partire dal IX secolo, domina l'antico borgo medievale di Pavone Canavese. Il patrimonio di pietra del Canavese si completa con il castello ducale di Aglié. Le sue fondamenta di fortezza resistono, ma la sua imponente mole, nel corso dei secoli, ha cambiato anima. Le tante opere di trasformazione volute dal conte Filippo San Martino sono state definite dai contemporanei un saggio della magnificenza, una villa con la sicurezza di un castello. La memoria del Canavese rimane così impressa nelle mura delle sue dimore che attraversano la storia. La scoperta di questi luoghi attraversa i borghi e si ferma a contemplare la torre Ferranda di Pont Canavese. Una posizione strategica che fa sentire capaci di dominare una terra senza precisi confini, ma immersa nella cultura e nella natura sorprendente del Piemonte.